in questo numero. Carambola, Zanetti, Köhlemann. Carambola a tre sponde. I vari modi per realizzare il punto. L'angolo dell'esperto. Meccanica del colpo di stecca. Il colpo del campione. La carambola di 11 sponde. La Coppa del Mondo sta alla carambola a tre sponde come il Mondiale Frosta ai 5 birilli. Si tratta infatti di una competizione articolata in varie prove che assegna a fine anno il titolo di campione del mondo dei professionisti al giocatore che nell'arco della stagione ha totalizzato più punti. Rispetto al Mondiale Professionisti l'unica differenza è che non esiste il Master che assegna il titolo in un'unica prova. A Palma di Mallorca in Spagna, nell'elegante cornice del Teatro Principal, dal 7 al 9 dicembre del 90 si disputa la quinta e penultima prova della stagione. In finale si affrontano il belga Raymond Kelemans, a 53 anni ancora il mito vivente delle tre sponde, con i 21 titoli mondiali vinti solo in questa specialità, e il nostro Marco Zanetti, 28enne bolzanino figlio d'arte, più volte campione europeo nei giochi di serie, nonché campione del mondo di biathlon nell'88, la combinata che riunisce carambola a tre sponde e 5 birilli. Il miglior piazzamento in Coppa del Mondo per Zanetti è stato un quarto posto nell'87, stagione in cui fu finalista a Parigi, sconfitto proprio da Kelemans, e finalista anche a Valkenburg, battuto da Blomdal. Dunque Marco Zanetti a caccia della sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Qua gioco un tiro di calcio o di bricol, come si dice in gergo carambolistico, ho proseguito bene. Seguito da un giro. Un giro misurato per lasciare la palla avversaria verso il centro e aprirsi la strada per la giocata successiva. Qua un bellissimo doppio traversino. Qua un altro calcio. Questa volta sbagliato. Comunque realizzo 4 punti. La replica di Kelemans. Bellissima questa. Era un colpo molto difficile. Qua sono di nuovo io. Vediamo questa giocata di 4 sponde. Una. Arrivi sempre in maniera calibrata sulla palla numero 3 per lasciarti una favorevole opportunità per il tiro successivo. Niente da fare. Che però sbaglio. E lascio un colpo abbastanza difficile a Kelemans perché ha il problema di non far rimpallare la rossa sulla gialla. Vediamo come risolve la situazione. Fa passare la rossa sull'interno e riesce a costruire questo 3 sponde. Una. Portandosi sul 17 a suo favore. Gioca di mancina Kelemans, sempre un tiro che presenta qualche problema, c'è possibilità di rimpallo. In effetti il grande Raymond questa volta non riesce ad evitarlo. Sì, era un rimpallo millimetrico. Qua inizio la serie con un 4 sponde, eseguito bene. Qui il secondo punto della serie segue perfettamente la grafica. Molto interessante perché riesci a staccare da sponda la palla rossa leggermente. Qua il terzo punto della serie, bene eseguito, colpendo anche la bianca in maniera favorevole. Questo direi il colpo chiave della serie, sei riuscito a portare la tua palla in angolo e quell'altra nell'angolo opposto sulla sponda corta, ti crei la possibilità di continuare la serie. E siamo a quota 5, quindi siamo 12 a 10. Questo non mi sembra molto facile come tiro. Evitato il rimpallo di un attimo. Ancora 2 punti. Quindi 13 a 10 in questo momento per Zanetti. Ricordiamo che la partita o il set, come si dice carambolisticamente parlando, si chiude 15. Questo è un incontro al meglio dei 5 set e 15 punti. E questo è l'ultimo punto del set.
Dunque, con una serie di chiusura da 8, Zanetti si aggiudica il primo set per 15-10. Carambola a tre sponde. I vari modi per realizzare il punto. La carambola è una specialità che viene giocata sullo stesso tavolo e con le stesse biglie dei cinque birilli. Naturalmente diversi sono gli scopi del gioco, tanto è vero che nella carambola non ci sono birilli. Fare carambola significa toccare in successione con la propria palla le altre due biglie in gioco, non importa in quale ordine. Il giocatore continua a tirare finché non commette un errore. Vediamo adesso una sequenza di carambole. Oggi come oggi, la disciplina più conosciuta, soprattutto a livello televisivo grazie alla sua grande spettacolarità, è il gioco della carambola a tre sponde. In questa disciplina, già lo dice il nome, bisogna che la battente colpisca almeno tre sponde prima di completare il punto. Vediamo adesso alcune soluzioni tipiche del gioco a tre sponde. Un classico giro con la battente che tocca una palla, poi tre sponde, quindi la terza palla in gioco. Ancora un giro. Ora, uno spondapalla di effetto buono. Un tiro sempre regolare perché la battente tocca tre volte sponda, cioè corta, corta, lunga, prima di completare la carambola. Mentre nel tiro precedente la battente ha colpito una sponda, poi palla e ancora due sponde, ora vediamo una soluzione in cui la 1, giocata senza effetto, tocca due sponde, poi palla e quindi la terza sponda per realizzare in modo valido la carambola. Il gioco, come potete vedere, offre molti modi diversi di fare il punto. Possibilità che non si esauriscono qui. La carambola può essere completata anche in questo modo. La battente tocca tre sponde prima di colpire la 2 e la 3, come vengono chiamate in gergo carambolistico le due biglie avversarie, dall'ordine in cui vengono colpite. La battente viene chiamata la numero 1. Naturalmente il tiro è valido anche se le sponde colpite sono più di 3, come in questo caso. Il punto è valido persino quando la battente, o meglio la numero 1,
tocca la stessa sponda almeno 3 volte, come in questo spettacolare tiro di Massé, che è un caso eclatante di ripetizione di sponda. Per concludere, uno spettacolare gancio del nostro campione. La battente colpisce la rossa e in virtù del forte colpo in testa, dopo aver toccato la lunga, ripete la sponda per toccare la corta vicino all'angolo e dirigersi verso la palla numero 3. Un tiro da campione. Attacco di palla molto alto, con leggero effetto a sinistra, tenendo il calcio della stecca il più possibile parallelo al piano di gioco. Colpo di stecca veloce, frustata di polso. Queste sono immagini del secondo set, il punteggio 10 pari, alla battuta Zanetti. Qua giocherò con ogni probabilità un traversino, con effetto a destra. Il tentativo sarà di prendere lunga lunga corta per realizzare le 3 sponde, minimo 3 sponde per che la carambola sia valida. Qua non ho realizzato il punto, avendo colpito solamente 2 sponde. Ho preso la palla avversaria un po' troppo piena. Qua vediamo la successione dei 2 giocatori, di Kelemans e di me, nelle 7 riprese giocate fino a quel momento. Kelemans a giocare questo doppio angolo. Toccato abbastanza bene la palla avversaria, sbaglia di un soffio, come potete vedere, e si lascia anche male con la palla avversaria verso il centro, quindi apre tutte le strade all'avversario. Vedete, Zanetti gioca questo 5 sponde di effetto a sinistra, una giocata naturale, non molto complicata rispetto della lunghezza del percorso della palla. Molto più complicata questa esecuzione invece di 6 sponde. C'era il problema di evitare il rimpallo di prima passata e di andare a colpire la bianca dopo più di 10 metri di percorso. Qua abbiamo anche il terzo punto della serie, un doppio giro. Sempre di effetto buono a sinistra in questo caso. Evitato bene il rimpallo, la bianca è andata a posizionarsi in una posizione favorevole per proseguire la serie. Ora dipenderà molto da come colpisco la rossa. Qua non lo vediamo, comunque è facile intuire il tiro. Colpo in testa, effetto a destra, forza naturale per evitare un'autodifesa. E questo è il set ball di colpo in testa, steccata allungata, morbida. Realizzi le 3 sponde che ti servono per completare il punto, ti porti sul 2-0. Il campione rivede gli episodi chiave del match.
Zanetti ora dimostra come Koelemann avrebbe potuto evitare il rimpallo colpendo l'avversaria un po' più grossa per farla correre di più, in modo da toglierla in tempo dalla zona di rimpallo. La battente va attaccata sopra il centro con leggerissimo effetto buono a sinistra. In questo caso l'avversaria viene colpita, secondo Zanetti, nel suo terzo. Zanetti sottolinea l'importanza ai fini del gioco di posizione del giro di mezzo colpo che gli ha permesso di continuare la serie, lasciando le biglie agli angoli sulla stessa sponda corta. Una delle posizioni più favorevoli alle tre sponde. Giro giocato di mezzo colpo rapido con effetto a destra per accelerare la corsa della battente sulle sponde. La palla avversaria è colpita a metà. Carambola a tre sponde, il doppio traversino. Il doppio traversino è una soluzione spettacolare ed efficace che consente, senza nutrire ambizione di piazzare bene le biglie per il tiro successivo, di avere buone possibilità di realizzare il punto in situazioni difficili. E alle tre sponde realizzare il punto è sicuramente la cosa più importante. Zanetti individua tre posizioni fondamentali per giocare il doppio traversino. Nella prima, quella che vediamo, la 2, la biglia rossa, si trova leggermente più vicina a sponda corta rispetto alla 3, ovvero la palla bianca. In questa posizione la battente va attaccata leggermente sopra il centro, senza effetto, con stecca appena inclinata. Il colpo è rapido, frustato di pozzo. La penetrazione sulla palla di circa 20 cm. L'avversaria viene colpita un po' meno di mezza. Per effetto del colpo sopra il centro, la battente curva dopo aver toccato sponda in direzione della palla avversaria che può essere colpita di 3 come di 4 sponde. Questo è il vantaggio offerto dal doppio traversino. Un vantaggio che ritroviamo anche nella posizione successiva, con la 2 che questa volta viene a trovarsi più lontana da sponda corta rispetto alla 3. Un tiro giocato di mezzo effetto a destra, dalla parte cioè della biglia 3, su cui si deve completare la carambola, con attacco di palla appena sotto il centro, stecca parallela al piano di gioco o a livello, come si dice in gergo, e una penetrazione sulla palla di 15 cm. L'avversaria, come nel tiro precedente, viene eclissata dalla battente per qualcosa meno della sua metà. La carambola viene realizzata di 4 sponde. La terza posizione fondamentale è quella con le tre biglie in prossimità della sponda corta. Un tiro che si gioca di mezzo effetto leggermente sotto il centro, con stecca appena inclinata, colpendo sottile la palla avversaria che viene eclissata per un ottavo circa dalla battente. La stecca penetra oltre il punto in cui si trovava la battente prima del tiro per quasi 15 cm. Carambola a tre sponde. I tiri migliori dell'incontro.
L'angolo dell'esperto. Meccanica del colpo di stecca. Meccanica di avambraccio, meccanica di braccio. La meccanica di avambraccio dà dei vantaggi dal punto di vista della precisione del tiro, mentre quella di braccio probabilmente dà vantaggio dal punto di vista del controllo della misura. La meccanica di avambraccio, detta anche a pendolo, è facile nel tiro giocato piano, mentre è più problematica quando si vuole imprimere forza al tiro. Osservate la posizione del gomito in fase di brandeggio e la successiva caduta in fase di attacco e di penetrazione di palla. Si tratta comunque di una caduta controllata, che comporta un coinvolgimento relativo della parte superiore del braccio. Questa è ancora una meccanica di avambraccio. Osservate come la fase di penetrazione o di accompagnamento del tiro sia piuttosto breve. È la caratteristica di questo tipo di meccanica. Questa invece è una meccanica di braccio contraddistinta da una pesante caduta del gomito. Caduta del gomito che comporta un coinvolgimento notevole della parte superiore del braccio, con conseguente problema di riuscire a mantenere dritto il colpo di stecca al momento dell'attacco di palla. Sono sicuramente da evitare tutte le posizioni dell'avambraccio che escono dalla perpendicolare al piano di gioco. Tenendo l'avambraccio in fuori, come in questo caso, è facile tagliare involontariamente a destra la palla. Tenendolo all'interno, si rischia di impartire effetto a sinistra. Attenzione poi a non cadere in altri errori tipici, come finire per aria con la punta della stecca o spostarsi col corpo prima di tirare. Tenere immobili la testa sul tiro è il grande segreto per evitare questi ed altri errori al gioco del biliardo. Rabbiosa reazione di Kelemans nel terzo set, che si è assicurato la frazione con il punteggio di 15 a 4 in 8 riprese. Queste sono immagini del quarto set, che potrebbe essere decisivo in caso di vittoria di Zanetti. Abbiamo visto in sovraimpressione il punteggio che era di 11 a 1 a mio favore. Qua Kelemans gioca un retro strepitoso con le palle vicinissime, un tiro che forse solo lui in quel momento era in grado di eseguire. Qua gioco io molto bene di misura e di finezza sulla numero 2. Questa è un'americana, corta, lunga, corta per arrivare sulla palla avversaria. Questo è un giro stretto, un'altra esecuzione di cui Marco Zanetti è specialista. Qua ho il match ball che sbaglio, ma non il secondo. Al secondo match ball Marco Zanetti chiude in 4 set questa contesa e vince la sua prima gara di Coppa del Mondo. Kelemans si congratula perché ha giocato veramente un ottimo incontro, anche la gente spagnola era entusiasta e ho baciato il biliardo. Il colpo del campione, la carambola di 11 sponde.